Ciao a tutti, siamo appena arrivati all'IKEA. Sebastiano è molto contento. Aspettate, vi faccio vedere. Voilà. Questo è l'IKEA di Catania. E siamo qui per prendere un nuovo armadio per la mia camera. Un letto, e quindi poi vi farò anche un room tour di com'è la mia camera adesso e poi vi farò vedere i cambiamenti in generale. Prima di entrare facciamo un po' di colazione. Quindi ci siamo fermati subito al... cos'è? Un bar? Qualcosa del genere. Inserisco la mia IKEA Family e la devo mettere? Vai. Ok, adesso possiamo mangiare. Praticamente quella coppietta lì di anziani, questi due, questo e questa tipa. Praticamente prima hanno litigato con questa macchinetta e credevano che questi qua fossero i loro soldi. Ho detto, ma io non glielo ho dati i 70 centesimi, gli ho dato 2 euro e hanno litigato. Adesso stanno litigando con la macchinetta del gelato. Comunque io pensavo di fare una colazione dolce, carina, normale, latte, cappuccino, invece no. Ha optato per, non pizzette, patatine fritte e panzerotti. Va bene. Mi siedo qua con tutte queste lanternine. Lì c'è Sebastian che porta il cibo. Ecco qua i nostri panzerotti e le patatine fritte. E acqua, ovviamente. Dillo che non vedevi l'ora di venire all'IKEA solo per le patate. Non vedevo l'ora di venire all'IKEA per le patate. Dai, dillo che è vero. L'unica cosa buona. L'unica. E voilà. Stiamo per entrare nell'esposizione di mobili. C'è stato un crimine qui. Aspettando da un'eternità il nostro numero per parlare con quelli dell'armadio. Alla commessa, lì è la commessa, vado. Aspetti. Ci siamo fermati al ristorante, abbiamo preso lasagne, polpette vegetariane con le patatine. Poi una cotoletta di maiale con le patatine e un altro paio di lasagne per Sebastian. Sì, vi prego, salvatemi, non sta finendo più questa giornata. Vi prego. Ok, abbiamo appena finito di pranzare, siamo nella parte del mercato, quindi possiamo prendere gli oggetti che ci piacciono e portarceli a casa. Ovviamente senza passare dalle casse, mi raccomando. Allora, praticamente un acquisto molto importante è questo, che è un tappeto finto di pelle di orso. No, quale orso? E praticamente... Aspetta, devo fare la più piccola. Un po' di tempo fa era venuto a comprarlo, però aveva sbagliato a prenderlo, invece di 14,99 euro, quindi di pecora non ha niente, forse è scritto anche male pecora. E aveva preso questo, che era, direi, la pelle di pecora, che costava, no, che costa attualmente 37,99 euro. Allora ragazzi, mi sono ufficialmente seccato a stare qua dentro, non mi vuole far uscire, ha scritto dei nomi insensati di oggetti inesistenti su un foglio e a modo suo poi gli arriveranno a casa, come dice lei, e me ne voglio andare a casa, cioè non voglio andare a casa, voglio uscire da qua dentro, basta, non ce l'ho fatta più. Stavo comprando due di Lindwood, perché secondo la mia fidanzata ci vuole il tavolino per tenere il cellulare vicino a lei. Il comodino, no? Quello... è un tavolino, non è un comodino. Dai, no amore, non lì, sotto. Ah, proprio sotto. No, i miei piedi! Sotto! No.
Stiamo andando allo scaffale 2901, quando ho capito. Posto 01 sicura? Sì. Scaffale 29, coso 1. Per comprare un... Mi riserve il telefono. Per comprare uno scorba. Una trave mediana. Questo scorba, a quanto ho capito, è una trave mediana. Che non... Vabbè. Comprato lo scorba, ci stiamo avvicinando allo scaffale 29, quale però? Posto quale? A posto 20, per avere l'onore di comprare un... Chiamo un secondo? Come si chiama? Aiuto! Fate lavorare le donne! C'è davvero, davvero molto, ma molto spazio in questo magazzino. Una cosa veramente ben fatta. Questa qua è onore all'IKEA. Comprate una Flavia in versione femmina e russa, portatrice di... Alberi, tronchi. Di tronchi d'alberi. Porta, porta, dai. Vai amore, porta, porta. Che sei bravissima. Sì, ma mi serviva... Carrello, quale? Quale carrello? Praticamente io dovevo soltanto portarla da IKEA e vloggare. Il resto lo doveva fare tutte cose lei. Devo andare a prendere un altro carrello, amore. Mi aspetti qua? No, attenda alle ruote! Vabbè, l'intelligenza non è donna. Guarda. Vai, vai. Non mi lasciare qui. Arrivo. Non mi lasciare vloggare! Signora? Signora, mi può aiutare lei? Si sta muovendo. Facciamo una cosa. Ok. Ok. Situazione di vantaggio. No! Sta per arrivare a terra. No! Ancora non torna. Va bene, vi... Basta! Dai! Che mi sta accadendo? C'è YouTube che mi guarda! Piccola schiavetta, tieni, reggi il cellulare. Perché? Reggi il cellulare. Ok. Lo vuoi messo per lungo? Per lungo si mette. Con le ruote li fanno. Piano. Vai. No, lo puoi mettere. Proprio coricato? Sì. Sicura? Sì. No. Non c'entro, vabbè. Grazie amore. Per cosa? Per darmi una mano. Ah sì, certo, io sono sempre pronto a dare una mano alle... Oddio. Alle donzellette. Che viene dalla campagna. Quella è la donzelletta, era una. Infatti tu a uno devi dare una mano, a me. E all'altro cosa devo dare? Niente. Nan nan. Questo è più figo ancora. Senza mani? Ok, abbiamo preso le nostre cosine. Questo è il carrello piccolo e quello è il carrello grande. Con l'armadio e il letto. Adesso stiamo andando al servizio clienti. E adesso stiamo tornando a casa. Vero? Con le nostre cose. Vero? Sì, sì. Sì, sì. E voilà, dopo due giorni, ecco i miei pacchi direttamente a casa che me li hanno spediti. E voilà. Non mi riprendo perché sono indecente, quindi vi saluto in questo modo. Spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un grosso bacione. Ciao a tutti!